Vattene via. Devi ai raggi. Stardo. Neanche i verbi sai dire. Allora, usiamo la nostra nuova portal gun e la puntiamo. No, di qua. Perfetto. Non l'ho neanche caricata perché così non mi sparava troppo fuori. Dobbiamo proseguire. Allora, lì c'è un cristallo da far esplodere. Ok. Quindi io farei, aspetta, facciamo così. Questo lo annulliamo. Questo lo carichiamo. Questo lo annulliamo. Questo lo stracarichiamo. Ora, se mi lancio. Perfetto, siamo arrivati sopra. La porta è aperta. Non mi sembra ci sia null'altro che io possa fare qui. E devia i raggi. Hai rotto il cazzo però, eh. Allora, la prima porta sicuramente è questa. Dobbiamo distruggere questo cristallo, molto palesemente. E poi usare il portale. Il punto è, quando e come dovremmo usarlo il portale? In questo momento non ne ho idea. Ah, così, semplice. Abbiamo già il raggio qui. No, abbiamo solo l'ascensore. Ovviamente adesso arriveranno orde di nemici. Io sono senza vita. E quando mai? Non riuscirò a sopravvivere a lungo. Vabbè, dai. Forse se li uccido. Se li uccido senza fare il cerchio, qualche sfera di vita extra la ottengo. Niente di eccezionale, ma vabbè. Meglio che lamentarsi di non avere vita. No, ho sbagliato. Eh no, ti pareva. Sempre a farmi fregare da qualche colpo inutile. Stiamo costantemente combattendo tra tac tac, rosso verde, rosso verde, rosso e verde. Bene, però siamo arrivati perlomeno. Io spero costantemente in una cesta verde. Taradaradanda. Speriamo, speriamo, speriamo. Ma tipo... No, eh. In altri giochi rompere quei tipi di oggetti qua mi avrebbe portato almeno ad avere... però aspetta, i pipistrelloni danno sfere verdi? Non mi ricordo. In ogni caso... Non riesco a targettarli perché sono troppo lontani. Targettiamo quelli che riesco a prendere. Niente, non ci arriva. Dove mi ha sbalzato? Che cosa mi ha sbalzato? Dove sono finito? Che cosa mi ha sbalzato? Scusami. Vabbè. Magari pensa se degli speedrunner la usano questa tecnica. Ma non ne... Non credo proprio. E niente, mi tocca buttarmi di sotto. Era l'unica opzione che mi era rimasta per tornare su. Credo che il ponte si sia creato e dissolto nel momento in cui io mi ci sono messo sopra. E di conseguenza, che cosa è successo? Non riesco a prendere quel pipistrello. Di conseguenza, che cosa è successo? Mi ha sbalzato da tutt'altra parte e sono volato. Mettiamo la pistola, per amor di Dio. Ma dai, stupidi pipistrelli. Ok, con calma. Lì abbiamo un portale, lì abbiamo una cesta, ma la cesta ancora mi sa che non ci posso arrivare. Quindi attiviamo il portale, attiviamo il secondo portale e ci muoviamo il più in fretta possibile. Con calma, cioè, o meglio, con calma no, ma con il giusto tempo ci muoviamo prima che si dissolga il tutto. Ah, aspetta, ho capito, ho capito.
Ah, lì c'è un altro portale però, lo vedo, eh. Allora, facciamo le cose con un attimo di calma. Disattiviamo i due portali. Carichiamo questo qua. Carichiamo anche questo qua. Scusami, perché? Ok, per qualche motivo. Ah, perché li ho puntati, che scemo. Aspettiamo che si crei il passaggio sotto di noi. Così ci catapulta lì dove c'è la cesta. Oddio, la cesta è solo una cesta di anime. Sicuramente saranno anche poche, eh. Però meglio che niente. Non mi ha lanciato... No, sono triste ora. Niente, non mi lancia abbastanza lontano. Forse probabilmente devo usare solo i rampini lì. Ma se invece provo a puntare questo... Ah, guardala qui una cesta. Ben accetta questa. Oh, perfetto, non me ne mancavano due, me ne mancava solo uno. Però in questo momento avrei preferito molto avere una cesta di vita. Dove sono finito io, tra l'altro? Ok, era solo un oggetto nascosto, niente più, niente meno. Non ci sono altri passaggi segreti, vero? No. E allora proseguiamo. Oh, ma guarda, una torre che si muove. C'è per caso una cesta di vita? No. Ma ora arriverà qualche nemico sicuramente. Anzi, aspetta, visto che... Ecco fatto, almeno un po' più in basso. Carichiamo anche questo qui. Tanto adesso lo so che mi arriverà un nemico del cavolo dietro alle spalle dopo, quando ci teletrasporteremo di qua. Oh no, ho già capito. Che pezzi di merda. Che stronzi, ti ho visto, eh. Devo riuscire a prendere quello là. Perché per un attimo, in questo angolo, si vede quando quello gira. Ok, il portale lo abbiamo aperto adesso. Non so se era il modo giusto per fare questa cosa, ma... ce l'abbiamo fatta. L'importante era quello. Io non so neanche se era giusto quello che ho fatto, in realtà. Ma va bene così. Ah, aspetta! È semplice, era più semplice di quanto non fosse, invece. In questo gioco tu puoi sparare il portale attraverso lo stesso portale. Che scemo, è vero! Bene, nemici in arrivo e io sono senza vita. Benissimo. Guarda, non mi curo neanche a questo punto. Perché è molto probabile che creperò. Quindi tanto vale lasciare... Esatto, la cesta lì. E mi ricuro dopo. Oh, perfetto, devo rifare questo. Oh. Allora, facciamo così. Apriamo il portale. Stavolta ve la mostro più semplice. Apriamo il secondo portale. Aspettiamo che questo giri su se stesso e vada a toccare l'altro. E abbiamo il secondo portale aperto. Ora, ritocchiamo questo. Era di una cazzata inumana. E io mi sono messo lì. Ma se aspetto che quello gira... Bastava fare così. Benissimo, ora la battaglia sarà più fair fight. Ok, tu sei il mio obiettivo. Bastardi? Però il coglioncione qui colpisce anche i suoi companion. Aiuto! Vabbè, ma sono in animazione, ma scusami. Ecco fatto. Un po' di danno durante
le animazioni non fanno certo mai male. E ti pareva. No. Vieni qua. No, fermo. Durante le animazioni non mi puoi fare nulla. Vieni qua, che ti spacco la faccia ora. Santo cielo. Bastardo? Lasciami in pace. No. Nemico sbagliato. Chi è? Ecco, qualcuno col cerchio. Perfetto. Dai, vieni. Che io mi occupo della tipa fantasma. Mamma mia. Ecco fatto. Spezzata a metà. E anche questa. Via dalle balle. Ah, ma c'erano due ceste di vita. Perfetto. Oh, vabbè, allora aspetta. Una la prendo. Una me la prendo. Dove sei? Uno, due e tre. Non ci arriva, benissimo. Dai. La combo del turbine. Mamma mia. Dai, vieni che carico di nuovo. Combo del turbine. Combo del turbine. Via. Andato. Così è stato semplice, effettivamente. Però, stupido io, non ho attivato il potenziamento magico. Potevo fare questo. Il cerchio potevo fare. Eppure non ci ho proprio pensato. Qua c'era quella gialla, perfetto. Quella gialla la lascio lì per ora. Che avrei potuto usare, pensa un po'. Che cosa abbiamo qui? C'è una porta blu qua. Ah, una chiave, ma pensa un po'. E qua sotto che cosa c'è nascosto? Scusami, questa... Perdonami se diffido, ma sei tanto di trappola. C'è la chiave qui? Guarda. Era palese che fosse una trappola. Era talmente ovvia. Che... Non l'ho messo neanche in dubbio, cioè... Perdona la mia diffidenza, ma... Non ho neanche pensato potesse non essere una trappola. Ecco fatto. Secondo me, la butto proprio lì, morirò durante l'animazione del cerchio. Durante l'animazione con il cerchio creperò malamente. Poi era spawnata la tipa fantasma. Ma mi sa che è morta cadendo. Dai, fammi passare. Fammi passare prima che crolla tutto qua. Quello cos'è? Sono degli specchi? Qua sta crollando tutto, perfetto. Cosa sono quei cosi che sono spuntati? Ah, forse sono dei pesi. Ho capito, forse sono dei pesi. Proviamo così, scusa un attimo. Che sta succedendo? Ah, sta crollando gli ultimi pezzi.
proviamo così, aspetta, penso di aver capito. Dobbiamo trascinare questi cosi e buttarli dentro i portali. Ecco fatto, diamogli ancora un colpettino. E questi fanno da peso e cadono giù. Ora, in teoria... ecco fatto. Ora, se io dissolvo questo e questo qua, il prossimo dovrebbe essere questo. Perché non l'hai preso? Questo e quello là. Giusto? Dovremmo esserci in teoria. Quindi trasciniamo questo da questo lato, lo lanciamo dentro. Ecco qua, perfetto. E in teoria dovremmo esserci. Questo qua, e lo butto là sopra, vediamo. E io mi sposto di qua, dovrei riuscire a salire. Non abbastanza, ma sono salito. Quindi proviamo così ora. Spostiamo questo qua, no, questo qua e questo qua sopra. No, mi sono trascinato io e non l'oggetto. Bravo. Ecco fatto. Via il portale, che sennò ci cado dentro di nuovo. Non sono sicuro che mi basti per salire. E infatti è così. Devo in pratica ora fare in modo che questo mi porti qui. Quindi basta che salgo qua sopra, il portale l'ho aperto. Disattiviamo quello lì e spostiamo il masso là sopra. Perfetto, dovrei essere riuscito a salire ora. Con molta calma, ma ci siamo arrivati. Pensa a cadere adesso, che disdetta. Allora, c'è qualche oggetto, ovviamente nada. Però ci sono due casse, con dentro una è gialla e una è verde. Vabbè, niente di eccezionale, li userò più tardi. Sfera del volo. Eccoci qua. Ogni tanto mi chiedo se ci fossero delle stanze segrete. E qui è palese che ci sia qualcosa. Lo vedo dalla mappa e c'è un teschio di fuoco. Ti fa pensare, perché non dovrebbe esserci qualcosa? La risposta è: non c'è, fidati. Ok, qui c'è un portale. Qui c'è un cristallo. Il cristallo nascondeva una cesta. Perfetto. Con dentro i cercatesori. Ottimo. Ah, vedi che c'è allora una cesta lì? Vedi che c'era una cesta? Però il muro chissà come si apre, o magari ha un livello superiore. Per esempio, qui ora buttiamo la portal gun, anche se la caricherei un po' di più. Buttiamo la portal gun anche qua e la carichiamo per bene. Voliamo. Madonna mia, che volo incredibile. Ecco qua una cesta con dentro poche anime sicuramente. Ok, con calma. Quindi, no, buttati di sotto. Prendiamo il volo nuovamente. Prendiamo il volo anche qui. E siamo arrivati, ottimo. Solo che quella cesta messa là mi fa pensare, come ci arrivo? Bella domanda. Ce lo stanno chiedendo tutti in sala. O mi devo buttare dall'alto, o non ho idea di come ci si arrivi. Oh, ma guarda, di nuovo lo stesso nemico. Quindi mettiamo questo e via. Di nuovo portal gun contro golem. Ah, solo che adesso giustamente sono chiuse. Dobbiamo aspettare che sia lui a romperle.
Ok, non posso neanche colpire per rimandargliela indietro. Non posso fare nulla, è inutile che mi guardi. Dai, su, lancia una mazzata qui. No, non ti ho detto di usare il colpo rotante, ti ho detto di lanciare una mazzata. Devi rompere le grate di metallo. Credo sia andata bene. Aspetta che non... Ok. Ci siamo. Ecco fatto. Non c'era abbastanza spazio. E ok, primo giro andato bene. Merda, merda. E ti pareva che mi prendeva. Forza golem, colpisci. Vabbè, non importa. Corri. No, da questo lato. No, da qui. Ok. Colpisci, ecco fatto. Secondo colpo, andato. Dritta la spada nel cervelletto. Aspetta che... E ti pareva che mi prendeva. Mamma mia, però quanto danno che fa. Dove sta... Cosa sta facendo? Aspetta. Ci arrivo? Mi sa di no, eh. Ok, ci sono arrivato per puro culo. Per puro culo ci sono arrivato. Colpisci col cerchio e via. L'abbiamo rischiato. Ma quel colpo lì rosso, tra l'altro, c'ha un range altissimo. C'ha un range impensabile. Per fortuna che non ci sono nemici in questa zona, se no... Sai che palle dover combattere ogni volta. Barabara bam bam. Ok. Dentro il portale. Scendiamo. No, di sotto, dicevo. Barabara bam bam. E lo lanciamo di qua. Ora. Una delle cose più belle in assoluto. Gli enigmi degli specchi. Però prima mi ricarico la vita. Allora. Questo specchio si deve abbassare, ovviamente. Questo si deve alzare. E anche quello lo alziamo. Cioè, lo abbassiamo, scusami. Ah, è pure a tempo? Fantastico. Allora, aspetta. 1, 2 e 3. Vediamo. Perfetto. Energia caricata nella sfera. Torniamo di sotto. Speriamo che non ci siano nemici veramente in queste zone, perché ogni volta in questa zona sono continuamente a corto di vita. Ah, che bello. Di nuovo lo stesso enigma. E vai. Bello. Però aspetta. Aspetta. 1, ci arrivo là. Ci arrivo là, perfetto. 2. Mi posso riprendere un po' di questa, grazie. 3. Ma quella cesta che è nascosta qui, io come ci arrivo? Ah, guardalo lì. L'uscita per il portale, maledetto. Aspetta. Che ora mi spara fuori, secondo me, il raggio incredibile. Eccoci qua. Ora... sono arrivato qui. Come arrivo alla cesta? Da questo lato, perfetto. Oh, un frammento di vita. Perfetto, meno male che siamo tornati a prenderlo. Questi sono importanti. Ora,
possiamo, anzi, dobbiamo fare così. Facciamo passare il raggio attraverso il portale e dobbiamo indirizzarlo là. Il punto è che ovviamente dobbiamo sistemare questi pesi. Vediamo, se abbasso questo qui, a parte far uscire il raggio adesso, dovrei avere abbastanza spazio per abbassare questo e far rimbalzare il raggio. Ecco fatto, vediamo. Sì, dovrei avere abbastanza spazio. Ora, se io sparo il raggio dall'altro lato, fermi tutti, allora disattiviamo questo, disattiviamo quello, riattivo il portale là sopra, se ci arrivo, ecco qua, attivo anche questo qui, c'è davanti il masso e quindi non lo prende, spostiamolo un po' più in qua, no, dall'altro lato, guerra. Missione compiuta. È stato più facile portare giù il raggio che arrivare là sopra. Vediamo qua se c'è qualche tesoro nascosto. No, ovviamente, perché mi ha buttato giù e due l'avremmo visto dalla mappa. Quindi direi che possiamo tornarcene indietro in pace finalmente. Ora arriverà sicuramente qualche nemico. Aspetta un attimo. Vedrete. Allora, prima buttiamo un portale qua. Poi buttiamo un portale noi di qua. Ah, aspetta il raggio, ok. Dove è andato? Ah, perfetto, giustamente. Aspettiamo che prende l'altro specchio. E niente, troppo tardi, aspettiamo. Che se no ci parte il raggio. Eccolo là, ovviamente. Aspettiamo, come dicevo, che becca l'altro specchio. No, dove è andato? Fermo. L'ha preso? Ah beh, certo, giustamente. Certo che l'ha preso, che scemo. Disattiviamo questo. Anzi no, prima devo andare io dall'altro lato. È vero, mi ero dimenticato questo piccolo dettaglio. Riattiviamo i portali da questo lato. Aspettiamo che prenda di nuovo il muro. Ecco fatto. Aspettiamo che torna indietro e stavolta il raggio dovrebbe arrivare. Taratarantan. È stato facile, dai. Più facile a farlo veramente che a dirlo a sto giro. E finalmente il secondo raggio dovrebbe essere a posto. Giusto? No, col cazzo, manca ancora questa strada. Ok, ci siamo quasi allora, forza. Oh, ma guarda, una porta nascosta. Dunque. Dobbiamo alzare quel riflettore, che poi prende questo riflettore e prende quell'altro riflettore. Ok, e fin qua. Tutto a posto. Allora, ci spostiamo da qui. Da quella roccia dovremmo riuscire a farcela, penso, giusto? Dovremmo riuscire a colpirli tutti e tre, vero? Vediamo. No, manco per il cazzo. Una sì. L'altra pure. Ma non riesco a farlo tutte e tre assieme. Credo che l'unico modo utile sia... Sia... Saltare, guerra, saltare. Se no, cadiamo di sotto. Sono spawnato e sono caduto. Benissimo. Allora, rientriamo qua. Ci mettiamo qua sopra. Da qui dovrei riuscire a colpirne almeno due. Prendiamo questo e vediamo, questo qua ce la dovrei fare, vero? Perfetto, ora questo qua, perfetto, lancia il chakram, prendi la portal gun, ce l'abbiamo fatta, penso con le tempistiche, ma proprio precise. Penso che proprio l'abbiamo tirata al pelo questa. Credo che dovremmo esserci. Penso che ci siamo. Vero? Però aspetta. Devo distruggere quel cristallo prima.
no. E come lo distruggo? Mi serve una bomba. Dove la trovo una caccola esplosiva io? Eccola lì, l'abbiamo trovata. Ottimo. Il punto è... prende la mira... preciso preciso. Puff. E ora dobbiamo aspettare di nuovo, perché dovrò attivare il portale da questo lato e anche dall'altro. Allora, una cosa per volta. Eccolo là il portale. Attiviamone uno. Sì, sì, sì. De via e raggi, certo. E aprine due. Andata bene. E vai. L'universo è corrotto, cavaliere. Ma va? L'Orso Consiglio si rifiuta di ammetterlo, ma noi che guardiamo bene, vediamo. Dovevamo fare qualcosa. Che cosa avete fatto? Un palese attacco al Regno Oscuro violerebbe l'accordo. Ciò che proponi è una follia. Azrael, il male offusca ogni angolo del creato. E il paradiso aspetta. E poi vi siete fatti ammazzare. Di agire. Mettere in dubbio l'uomo e mettere in dubbio il creatore. Pensi di saperne più di lui? Sì, vecchio mio. Lo penso. Spezzati i sigilli. L'inferno invierà i suoi eletti a dichiarare i termini della battaglia. I loro comandanti saranno riuniti in un unico... E noi attaccheremo. Noi mozzeremo la testa della bestia. La guardia degli imperi è pronta. Rompere i sigilli scatenerà l'ultima guerra. Il regno degli uomini non è ancora pronto. La non esiste un Nephilim. Non ci sarà alcuna guerra, Azrael. Schiacceremo gli oscuri prima ancora che possa iniziare. È un accordo sacro. Anche se vincessimo, affronteremmo l'ira del Consiglio. Meglio, però quando distruggeremo il male. Troveranno i sigilli intatti. E sarà la nostra parola, la parola del paradiso, contro quella del principe della menzogna. Adesso ti è chiaro? Sì, il tuo piano è una cazzata. I sigilli saranno riforgiati. Crederanno che le legioni dell'inferno ci abbiano invaso e che li abbiamo giustiziati. Per la gloriosa luce, farai tutto ciò. Oh, Azrael, vecchio stolto. Guarda un po' che cosa abbiamo appena visto. Il fabbro. Li abbiamo rotti tutti, tranne uno. Abaddon ha ordinato che l'ultimo sigillo non venga infranto. L'ha protetto egli stesso. Ne sei sicuro? Assolutamente. Non osavamo coinvolgere i cavalieri. Mai abbiamo pensato di farlo, finché non è stato troppo tardi. Ah beh, certo. Eppure sono io a pagare il prezzo del tuo tradimento. Esatto, esatto, figa. Tradimento! Guerra. Scoverai chiunque fosse coinvolto e gliela farai pagare. A partire da questo. No. Stolto! Neghi il volere del Consiglio? Hai sentito la confessione dell'angelo? Il mio compito al Consiglio è terminato. Col cazzo! Ti abbiamo creato, ci appartieni! Non puoi tirarti indietro finché non trovi e fermi il distruttore. Equilibrio, ricordi? Alzati. Azrael vivrà finché non smette di essere utile. Dopodiché, compirai il tuo dovere. Beh, ci manca solo un'ultima pietruzza ormai. Ecco lì il nostro ultimo passaggio. E ecco qui altre pietre che girano. Dobbiamo salire ancora più in alto. E vai!